Il senso della presenza oggi non è solo memoria, perché la memoria ha un senso e una ragione se si raccoglie quel testimone. Per questo abbiamo anche stamattina appunto partecipato al Comitato sulla sicurezza con tutti gli attori che ogni giorno a Palermo e non solo a Palermo si occupano di contrasto alle organizzazioni criminali, si occupano di lotta alla mafia per capire cos'altro serva, che cosa il governo anche possa e debba fare per aiutare questi inquirenti straordinari, queste forze dell'ordine che negli ultimi 8 mesi hanno arrestato più di 1.300 persone, 29 latitanti sono stati assicurati alla giustizia, un lavoro straordinario che va accompagnato, sul quale io ho detto a loro e dico, insomma, a tutte le altre persone che di questo si occupano ogni giorno che devono considerare il governo italiano al loro fianco in tutto. Noi siamo convinti che la battaglia contro la mafia si possa vincere. Lo Stato ha inferto in questi mesi colpi importantissimi contro la criminalità organizzata e io sono stata colpita dal fatto che si mettesse in discussione fino anche questo, perché c'è un tema sul quale non ci si dovrebbe dividere, c'è un tema sul quale le istituzioni non dovrebbero dividersi, c'è un tema e ci sono giorni nei quali, diciamo, non si dovrebbero fare polemiche sterili e inventate, che fanno bene solamente a quelli che stiamo combattendo.